Pomeriggio a tutti e benvenuti al ciclo di conferenze Dante e i poeti italiani del Novecento, organizzato dal Centro di Studi Aldo Palazzeschi dell'Università di Firenze per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri. Siamo giunti al quindicesimo incontro della serie, che, come è noto, comprende 20 e che si concluderà il prossimo 9 dicembre. Dopo i 10 incontri della prima serie che si sono tenuti da marzo a giugno, siamo ora, dopo la pausa estiva, al quinto incontro della ripresa autunnale che ha finora riguardato Cristina Campo, Mario Luzi, Primo Levi e Margherita Guidacci. Oggi è la volta di un protagonista della poesia di secondo Novecento, Andrea Zanzotto, un protagonista autorevole e difficile, del quale ricorre quest'anno il centenario della nascita. Zanzotto è della classe 1921 ed è nato proprio in questo mese, è del 10 di ottobre, segno della bilancia. E di lui quindi ricorre quest'anno il centenario della nascita, ma anche il decennale della morte che è avvenuta nel 2011, il 18 ottobre. Ricorre anche il 70° anniversario del primo libro, Dietro il paesaggio, anno 1951, una serie di emblematiche ricorrenze nell'anno del centenario dantesco. Di Zanzotto credo si possa dire che è forse il poeta italiano più studiato dopo Ungaretti e Montale in Italia e all'estero, senz'altro il più studiato e apprezzato in area universitaria, dagli accademici, dagli intendenti di poesia, dai linguisti, dai teorici della poesia, non so se anche dai lettori semplici, dai lettori comuni, questo è un mio dubbio sicuramente infondato. Sono comunque curioso di sentire e approfondire i rapporti di Zanzotto con Dante, tenendo conto che nelle 900 pagine dei due volumi di Zanzotto intitolati Scritti sulla letteratura, quindi degli scritti critici di Zanzotto del 2001, ci sono pagine su Petrarca, su Leopardi, su Foscolo, anche su Manzoni, ma non ce ne sono su Dante, salvo un riferimento molto significativo in un saggio dedicato a Saba. Questi sono dubbi e curiosità a cui darà senz'altro risposte persuasive l'ospite di questo pomeriggio, che è uno studioso di forte personalità, come Andrea Cortellesa, che è professore di letteratura italiana contemporanea all'Università di Roma III. E questo è, come dire, il suo lato accademico, solido e importante, ma meno rilucente, perché Cortellesa è ben noto come promotore e animatore culturale militante con le sue collaborazioni televisive e le sue collaborazioni su pagine nazionali, quali Alias del Manifesto, il Domenicale del Sole, del Sole 24 Ore, di Tutto Libri della Stampa, per limitarsi alle testate più popolari. Cortellesa ha, credo di poter dire questo, ha superato con animoso dinamismo quella separatezza tra università e letteratura militante che ha angustiato la nostra storia nazionale a partire dalle avanguardie di primo Novecento. E l'ha superata non in quanto poeta improprio, come l'amico Paolo Valesio, nostro ospite della scorsa settimana, ma in quanto attivo fiancheggiatore in prima linea sul fronte di ogni sperimentalismo d'avanguardia, dalla poesia alle arti figurative, con concreti interessi proprio negli ultimi anni verso le arti figurative.
Quindi mi limito adesso, proprio per non abusare, mi limito a ricordare alcuni fondamentali ambiti di ricerca coltivati da Cortellesa, che è un lavoratore instancabile, con la lena e lo slancio che vengono dall'entusiasmo. Anche questo mi sembra giusto dirlo. Allora, la poesia al fronte della Grande Guerra, e mi riferisco alla celebre antologia. Le notti chiare erano tutte un'alba, un verso di Montale. Antologia di poeti italiani nella Prima Guerra Mondiale, un'antologia del lontano ormai, 1998, ma riproposta in edizione ampliata da Bompiani nel 2018. Poi un lavoro davvero imponente di attività di curatela con introduzioni e postfazioni a opere. Tra gli altri di Giorgio De Chirico, di Manganelli, di Pagliarani, di Raboni, ma di Lalla Romano, di Amelia Rosselli. Poi alcuni autori in particolare, uno è Palazzeschi. Palazzeschi, tra le altre cose, ricordo il bel capitolo nella Storia generale della letteratura italiana diretta da Borsellino e Pedullà, capitolo del 1999. Tra le altre cose. Ma un altro autore è Ungaretti, a cui ha dedicato un libro importante, libro in videocassetta da Einaudi nel 2000. Un altro autore è Giorgio Manganelli, recente del 20, il volume Il libro è altrove, 26 piccole monografie su Giorgio Manganelli. Poi altri ambiti di ricerca, la poesia. Dal secondo dopoguerra ad oggi, ricordo l'antologia Parola Plurale, in collaborazione con altri, che è del 2005, poi il volume La fisica del senso, saggi e interventi su poeti italiani dal 40 a oggi, è un volume del 2006. Poi un altro settore interessante, ed è molto interessante, ed è la critica operata dai grandi autori, dai grandi scrittori. Che molto spesso hanno l'occhio più lungo di tanti critici. La critica quindi esercitata da Montale, Zanzotto, Sanguinetti, Savinio, Gadda. E il volume in questione è un libro importante, Libri segreti, autori critici nel Novecento italiano, che è un libro del 2008. E poi la narrativa e direi la letteratura geografica del 2000, con due importanti antologie. La Terra della Prosa, narratori italiani degli anni zero, è un'antologia del 2014, e poi il titolo molto, molto bello per un lettore, di Tozzi, con gli occhi aperti, 20 autori per 20 luoghi, per questo che ho chiamato letteratura geografica, che è un'antologia del 2016. Ma poi per venire in argomento, sto terminando, è Zanzotto. Ricordo, tra le altre varie cose di Cortellesa, è la ricca e densa monografia recentissima, uscita lo scorso settembre, Andrea Zanzotto, Il canto nella terra, un importante libro pubblicato dalla Terza, dove l'attenzione è orientata finalmente sui significati, dopo che per decenni su Zanzotto si è lavorato sui cosiddetti significanti. Cortellesa è un novecentista, come è chiaro, ma esperto della tradizione. Ha studiato la presenza di Petrarca nel Novecento, ha curato un volume importante, gli atti di un convegno romano del 2001, gli atti sono usciti nel 2005 da Bulzoni. Ha studiato la presenza di leopardi, specialmente leopardi prosatori delle operette morali, nel Novecento, un volume del 2000. E quindi non manca Dante. Non manca Dante. L'antologia della critica dantesca è curata da Cortellesa nell'edizione delle opere di Dante, curata da Mario Luzzi, per l'Istituto Poligrafico dello Stato nel 96. È quella famosa collana 100 libri per mille anni. È una ricchissima antologia dove sono antologizzati tantissimi autori, da Boccaccio al Novecento.
qui mi fermo, per non abusare, non che non ce ne siano cose da dire, per non abusare della pazienza di chi ci ascolta, e cedo volentieri la parola all'amico Andrea Cortellezza su Zanzotto e Dante. Io ringrazio molto, mi sentite, ringrazio molto Gino Tellini per questa introduzione, ma soprattutto per la benevolenza con la quale appunto ormai da troppo tempo segue il mio lavoro. Ci incontrammo proprio in occasione di uno dei volumi di quella collana che citava poc'anzi, quella appunto dei 100 libri per 1000 anni. Curammo insieme, anzi lui curò e io assistetti insomma alle sue cure. Il volume su Nicolò Tommaseo, niente di meno, grande passione di Gino, ma devo dire anche da me molto apprezzato. E poi, appunto, in realtà la passione, la vera passione comune, appunto, lo accennava Gino, quella per Palazzeschi. Quindi, quando questo ciclo di incontri, appunto, mi ha proposto di partecipare, insomma, era davvero un dovere, non solo ovviamente per il centenario, che in qualche misura accomuna Dante a Zanzotto, ma proprio perché Palazzeschi ne è un po', come dire, il nome tutelare. E ricordavo appunto a Gino poco fa che in realtà negli scritti sulla letteratura di Zanzotto manca anche il nome di Palazzeschi, che però è una presenza piuttosto attiva nel suo enciclopedico mondo di riferimenti letterari, in particolare ovviamente poetici, nell'ultima raccolta Conglomerati, per descrivere la devastazione del paesaggio e la non più aderenza di questo paesaggio presente con invece l'Arcadia, il Locus Amenus, che più o meno immaginariamente insomma, aveva descritto nelle raccolte precedenti, definisce uno di questi luoghi Rio Fu, in analogia con il Rio Bo di Palazzeschi, no? Un Rio Fu che non è più quello di una volta, appunto, perché fu e non è più evidentemente il regno dell'allegria, della leggerezza che Zanzotto associava a Palazzeschi. E all'inizio degli anni 60 dedicò una pennetta, una piccolissima, brevissima, proprio un lampeggiamento a Palazzeschi, giustamente sul Caffè, rivista alla quale, il Caffè di Giambattista Vicari, rivista alla quale collaborava abbastanza regolarmente in quel periodo, e che, di cui Palazzeschi era in qualche misura un ispiratore. Lo definisce un'anguilla con un termine non italiano, quindi c'è una rete, diciamo, di corrispondenze appunto tra Palazzeschi e i poeti del Novecento, a volte non così dichiarate, non così evidenti, ma che agiscono a loro volta sotterraneamente. Dunque, l'incontro, insomma, la cosa che vorrei esporvi oggi ha per un titolo l'oltraggio, l'oltraggio Zanzotto e Dante, vedremo poi per quale motivo. La prima cosa da dire è che, lo dice Zanzotto in più punti della sua riflessione, per lui ogni testo, ogni componimento, ogni opera poetica è un luogo. È una nozione che Zanzotto deriva da Heidegger, che è sempre stato, tra alti e bassi e tra critiche più o meno esplicite, però il pensatore di riferimento, il filosofo di riferimento è di Zanzotto. Lo dice Heidegger in vari luoghi, anche nei suoi saggi su Hölderlin. Ogni poesia è un luogo. E questa categoria di luogo appunto ricorre tantissimo nella poesia geografica, è il caso di dire appunto di Zanzotto. E tra tutti i luoghi di Zanzotto, che sono tutti luoghi che sono insieme fisici e metafisici, lo disse quello che di Zanzotto è stato il maestro più diretto, cioè Eugenio Montale, in quella recensione alla Beltà del 68, che suonò per molti lettori come una vera e propria incoronazione, no? Di un successore. Tant'è vero che poi il montaliano Gianfranco Contini, introducendo al Galateo in Bosco 10 anni dopo, definirà appunto Zanzotto il maggior poeta italiano venuto dopo Montale. Dopo Montale, si sa che queste definizioni di Contini erano sempre molto precise e molto dense, voleva dire dopo in termini cronologici, ma anche dopo in termini di sussunzione ed elaborazione di una lezione, no? Di Montale. Questo da parte degli studiosi di Montale non sempre viene riconosciuto, ma Zanzotto, prima si parlava appunto del catalogo dei suoi saggi sulla letteratura, ha dedicato ben 5 saggi a Montale, e un Montale non canonico, il Montale non quello delle occasioni, non quello della bufera, ma quello da Satura in poi. Ecco, per tanti motivi, che adesso non c'è il tempo per
diciamo, ripercorrere, però è quello il Montale al quale guarda Zanzotto, che frequentava Montale a Milano proprio in quegli anni, negli anni in cui Montale componeva questi suoi libri. Ecco, tra tutti questi luoghi, luoghi fisici e insieme metafisici, appunto, ce n'è uno più misterioso, radiante e di altri, che ha per nome Centro di Lettura. Vi facciamo ingresso all'inizio della raccolta di Zanzotto, forse più oscura e più enigmatica, quella che ha per titolo Pasque, che venne pubblicata nel 1973. Questo luogo si trova in una località a sua volta misteriosa, fisica e metafisica, ancora una volta, che è il centro, per così dire, della geografia fantastica di Zanzotto. Questo luogo ha per nome Lorna, che in realtà al secolo, diciamo, ha per nome invece Arfanta, che è una località che si trova qualche chilometro a nord-est della Heimat di Pieve di Soligo. L'apparenza di questo luogo è feriale, dimessa. Come spiega la nota dell'autore, si tratta appunto, i centri di lettura sono centri organizzati a cura del Ministero della Pubblica Istruzione per integrare le attività scolastiche delle elementari e sono aperti a tutti. A scuola Zanzotto ha passato una vita a insegnare. Insegnare agli studenti delle scuole medie, anche insegnare nei corsi di aggiornamento ai propri colleghi, ai colleghi insegnanti. E la pedagogia, nella quale scriveva per esempio tutta l'esperienza di Pasolini, nel suo celebre saggio, la pedagogia non solo in Pasque è un suo grande tema. Ma quelli che vengono celebrati nel centro di lettura della pedagogia sono i misteri. Appunto la poesia ha per titolo Misteri della pedagogia. Secondo l'antico significato del termine, quello a cui assistiamo in questi versi è dunque un rito. Un rito che riguarda, come vedremo, il problema fondamentale della comprensione, forse anzi della comprensibilità, della poesia in generale, cioè circolarmente appunto i misteri della poesia. Nell'immaginario di Zanzotto, questo centro di lettura, pure così apparentemente dimesso e quotidiano, diventa invece un luogo assoluto. Un luogo fuori dello spazio conosciuto, una via di empireo, dove l'umana conoscenza si fa verbo appunto misterico, logos. In fondo non è così diverso dal luogo virtuale nel quale ci incontriamo noi oggi. Qui il poeta professore è stato invitato a spiegare ai ragazzi delle scuole, nonché ai suoi colleghi insegnanti, proprio il cantore dell'empireo, predecessore per antonomasia tanto arduo quanto inaggirabile, appunto Dante Alighieri. Colui al quale cioè lo gemella quest'anno la coincidenza del comune centenario, un appuntamento metafisico tra colleghi separati 6 secoli l'uno dall'altro. Ma a questa lezione al centro di lettura assiste quella che da sempre di Zanzotto è la nemesi, cioè la maestra Morchette, che incarna l'immagine contraddittoria della pedagogia ingenua e necessaria, così la definirà il poeta più avanti nella raccolta Sovrimpressioni. Maestra Morchette, già all'apparire della prima raccolta di Zanzotto, dietro il paesaggio, occhieggiante, proditoria nella vetrina della cartoleria gestita a Pieve di Soligo da sua zia Teresa, da lei si era affrettata a protestare. Le poesie di suo nipote si capiscono poco. Zanzotto ha scelto di commentare il 19° canto del Paradiso, che è uno dei canti più ardui dal punto di vista dottrinario della cantica verticale della Commedia. E vi si affronta il dogma che condanna al limbo chi senza peccato sia morto senza i conforti del battesimo. La maestra Morchette, il testo sacro di Dante, ovviamente lo tiene tutto a memoria e protesta proprio con le parole di quel canto. Protesta che la spiegazione da parte del poeta moderno, del poeta di oggi, risulta ancora più oscura del testo di Dante a cui si riferisce. E proclama la maestra: lume non è se non vien dal sereno, che non si turba mai, e aggiunge sprezzante, lui, quello sì, Dante. Ecco, nel passo del 19° del Paradiso, a pronunciare questa sentenza è Dio, Dio stesso, attraverso il disegno sfolgorante a forma di aquila che campeggia nel cielo di Giove. Vani sono gli sforzi degli umani di comprendere un dogma come quello del limbo, che risponde a logiche profonde e inscrutabili. L'unico lume verace è quello che proviene da Dio. Ogni pretesa di illuminazione che provenga da mente umana, invece, è tenebra od ombra della carne o suo veleno, così nei versi seguenti del canto del Paradiso.
Del pari vanno dunque, oltre che superbo, lo sforzo del poeta di spiegare la parola di Dante, sforzo che si traduce in tenebra ulteriore, come dimostrano i poveri versi del poeta moderno che così poco si capiscono. La faccia della maestra Morchette, scrive appunto nei Misteri della Pedagogia Zanzotto, è quella stessa della pedagogia, un po' dura, un po' tonta, un po' sorda. Da lei il poeta non potrà che ricevere un voto basso, di annientamento, sarà castrato dalla pedagogia, dice addirittura Zanzotto. Ma in clausola, ostinato, ripete Zanzotto, la citazione del Paradiso, però a sua, sottilmente modificandola, cancellando qualche parola, e riscrive: luce non è, se non vien, si turba mai. Insomma, lume e tenebra, usate le parole antiche di Dante che le designano, compongono una delle antinomie, una delle coppie oppositive più inscindibili di Zanzotto. Zanzotto è pensatore, prima che poeta, che di ogni valore vede sempre al contempo il contrario che lo contesta e insieme lo avvalora. Da una parte la luce divina, no? La luce divina che non si può conoscere in sé, ma solo per quanto se ne rifletta nelle parvenze del mondo sensibile, appunto nelle tenebre, nelle ombre della carne, per dirla con la poesia del Paradiso. E lo dice pochi versi prima lo stesso canto XIX. Vostra veduta non può da sua natura essere possente tanto che suo principio non discerna molto di là da quel che le parvenne. Questo passaggio, questi versi di Dante, riscrivono un passaggio della lettera ai Romani di San Paolo. Nella lettera ai Romani leggiamo: le qualità invisibili di Dio sono rese intelligibili attraverso le opere della creazione del mondo. Queste lettere di San Paolo sono un altro punto di riferimento necessario, imprescindibile nella riflessione di Zanzotto. Negli anni 60 aveva anche cominciato a tradurle, le lettere di Paolo, per un progetto editoriale dell'editore vicentino Neri Pozza, che, come altri di quel periodo, non andò in porto. E oggi residuano di quel progetto significativi resti nel prezioso volume appena uscito da Mondadori e curato da Giuseppe Sandrini, che raccoglie di Zanzotto le traduzioni, trapianti, imitazioni, cioè sarebbe il quaderno di traduzioni, per lo più in versi, ma come nel caso di Paolo anche in prosa, appunto, che Zanzotto ha in parte pubblicato, in parte lasciate inedite. Nella più celebre delle lettere di San Paolo, che non è tra quelle tradotte da Zanzotto, la prima ai Corinti, si poteva leggere, possiamo leggere, del destino dell'umanità, che l'immagine divina non si può contemplare face ad facem, ma solo per speculum et in enigmate. Uno dei saggi più importanti di Zanzotto, che risale proprio all'inizio degli anni 60, quello sui leopardi, che è davvero un saggio molto articolato, molto denso, a tratti a sua volta davvero imperscrutabile, si intitola proprio A faccia a faccia, no? Quindi c'è un riferimento paolino, in questo caso non per la visione di Dante, ma per la visione del maggiore dei poeti italiani moderni, no? Che, col quale a nostra volta appunto ci raffrontiamo per speculum et in enigmate. E Dante, nel trentesimo del Paradiso, una volta giunto nell'Empireo, appunto, a sua volta ci parla che di Dio, della luce divina, possiamo contemplare, del vero della luce divina, solo gli umbriferi perfetti, cioè meri, oscuri, baluginanti accenni. Nella Beltà, Zanzotto intitola una sua spettacolare suite poetica Possibili prefazzi o riprese o conclusioni, dove tra l'altro riprese o conclusioni, che sono la stessa cosa, si vede uno dei principi che, come vedremo, Zanzotto deduce proprio da Dante, cioè della contemporaneità dei piani temporali. Ma appunto su questo tornerò più avanti. La poesia di Pasqua, I misteri della pedagogia, è un esempio perfetto, direi, di quella congiunzione tra un massimo di quotidianità fisica e un massimo di mistero, appunto concettuale e metafisico, per usare la mitologia di Montale, che è la cifra di tanti episodi di Zanzotto, che desume questa compresenza di quotidianità, ferialità, assoluta normalità e invece oltranza metafisica e misterica, probabilmente da maestri a lui più prossimi, come Kafka, al quale avrebbe voluto dedicare
una seconda tesi di laurea in filosofia che poi non scrisse mai, oppure Tommaso Landolfi, lettore di Kafka a sua volta naturalmente, anche di Leopardi, che era tra le grandi passioni di Zanzotto, sul quale appunto Landolfi, Zanzotto ha scritto due importanti saggi. E Strega della Pedagogia dice tante cose anche del complesso sistema di cancellature che, come aveva spiegato, si fa per dire, la Beltà, più che annullare il senso, per esempio quello dei versi del Paradiso, lo rinviano, lo rimandano, lo complicano e così però al tempo stesso lo sottolineano, con quella dunque che in retorica si chiama più che cancellatura, preterizione. Ma soprattutto l'episodio vale per noi a ennesima conferma di come proprio il paradiso, tutto il cosmo dantesco, sia il luogo, prima che il testo, in assoluto più decisivo per Zanzotto. Nella Beltà, appunto, 5 anni prima, uscito nel 1968, libro esplosivo e decisivo nella storia di Zanzotto poeta, si trovava l'emblema di ogni ineffabilità e di ogni irraggiungibilità, qualcosa che va oltre le nostre possibilità di comprendere e soprattutto riferire per verba. Oltranza, oltraggio, è il titolo della poesia manifesto di quel libro, un titolo che deriva naturalmente dal 33esimo, ancora una volta, del Paradiso dantesco. Salti, saltabecchi, friggendo puro pura, nel vuoto, spinto, utré. Ti fai più in là, intangibile, tutto sommato, tutto sommato, tutto. Sei più in là, ti vedo, nel fondo della mia sera chiusa scura, ti identifico tra i non, i sic, i sid, ti disidentifico, solo no, solo sì, solo piena di punte, in mite, frigido, ti fai più in là e sprofondi e strafai in te, sempre più in te, fotti il campo, decidi verso, nel tuo sprofondi, brilli, feroce, inconsutile non nulla, l'esplodente, l'eclatante, e non si sente nulla, non si sente, no? Sei saltata più in là, ricca, saltabeccante, là, l'oltraggio. Commentare questa poesia potrebbe dare appunto un'intera conferenza. Potrò dire semplicemente che sintetizza tutto ciò che è e che non è la beltà. La identifica e la disidentifica. È ciò che si può dire e ciò che si può negare. Tra i sic, i non, i sig, voce come la definisce Zanzotto anglofumettistica, cioè elevata dalle onomatopee dei fumetti, appunto, che negli anni 60 cominciavano a diffondersi anche presso un pubblico più colto. E che cos'è questa beltà fuggitiva, leopardianamente fuggitiva, che appunto ci sfugge continuamente? È l'essenza della realtà nel suo complesso, è l'essenza del soggetto stesso che cerca di identificarsi e in questo modo non può che disidentificarsi. È il mondo al quale si rivolge appunto un'altra celebre poesia manifesto nello stesso libro, La Beltà, oppure un principio trascendente, ciò che va oltre appunto ciò che si può dire, l'oltranza, l'oltraggio. Non c'è dubbio che una strada per dare un senso, volendo darne uno solo, come forse è arbitrario fare in questi casi, questa poesia ce la dà proprio il riferimento nel paradiso che è contenuto appunto nel testo. Siamo nel 33esimo appunto e San Bernardo esorta il pellegrino appunto ad alzare gli occhi, a guardare l'immagine definitiva, l'immagine di Dio. La mia vista, venendo sincera, e più entrava per lo raggio dell'alta luce che da sé è vera. Da quinci innanzi il mio veder fu maggio, che il parlar mostra, che a tal vista cede, e cede la memoria a tanto oltraggio. Qual è colui che sognando vede, che dopo il sogno la passione impressa rimane, e l'altro alla mente non riede, cotal son io, che quasi tutta cessa mia visione, e ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa. Quale
così la neve al sol si disigilla, così al vento nelle foglie levi si perde la sentenza di Sibilla. Anche qui, appunto, potremmo commentare a lungo, ma non c'è dubbio che Dante ci dica che la visione di Dio non solo non è riferibile per verba, ma non è neanche contenibile, no? Nello spazio mentale della memoria. Il mio veder fu maggio che il parlar mostra, che a tal vista cede, e cede la memoria a tanto oltraggio. Quindi l'oltraggio è, ovviamente non vuol dire quello che, come Contini ha memorabilmente spiegato, non vuol dire quello che noi oggi definiamo oltraggio, no? L'oltraggio è l'oltranza, cioè quello che noi non possiamo raggiungere, appunto come nella poesia della beltà, quello che ci sfuggirà per sempre perché è l'infinitamente altro. Questo infinitamente altro è Dio, perché ci crede, è il mondo, è la realtà. Siamo noi stessi, è tutto ciò che si può dire e non si può dire, ciò che si può identificare e disidentificare. E poi c'è il tema, ci sarebbe da aggiungere parecchio sul tema del sogno. È impressionante come Dante qui colleghi appunto l'oltraggio del visibile, quindi ciò che è sopra di noi, no? Il sublime della vista di Dante, con ciò che è sotto di noi, ciò che è sotto la soglia della nostra coscienza. Cioè il sogno, che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riesce. Quindi noi non abbiamo i contenuti dell'immagine divina, abbiamo, appunto, un uomo del Novecento, un uomo psicanalitico direbbe abbiamo le pulsioni, abbiamo gli affetti e i percetti, direbbe un filosofo del Novecento. Non abbiamo l'immagine, non abbiamo la memoria, abbiamo qualcosa che ci colpisce dentro, appunto con quelle punte inniti, che nella beltà vengono riferite alla realtà. Lo diceva appunto Gino Tellini, dal momento che i saggi letterari di Zanzotto, raccolti una prima volta nel 1991 nel volume Fantasie di avvicinamento, ne manca uno dedicato specificamente a Dante, mentre vi spicca un celebre testo, citatissimo testo, dedicato negli anni 70 al canzoniere, vuole una coriacea vulgata che Zanzotto sia, come ha scritto una volta Alfonso Perardinelli, un lontano nipote di Petrarca. E certo non mancano citazioni da Petrarca nel corpus. Petrarchesco, o meglio petrarchista, è l'ipersonetto che nel Galateo in Bosco del 78, già citato, rappresenta il più eloquente omaggio di Zanzotto alla madre Norma, come l'aveva chiamata nella beltà. Madre Norma, simboleggiata dal poeta, appunto, sì, dal poeta appunto petrarchista Giovanni della Casa, autore cinquecentesco del Galateo, a quanto pare negli stessi luoghi in cui appunto 4 secoli dopo viene composto il secondo canto, quello di Zanzotto. L'ipersonetto, metafisico e cristallino monumento alla tradizione che fa heideggeriana radura, Lichtung, nel bel mezzo del magma informale circostante, quello che Zanzotto chiama nessulogo, traduzione dialettale dell'avverbio impossibile nella lingua inglese nowhere, no? Magma informale ma anche infernale. Ideale traduzione contemporanea del loco d'ogni luce muto del quinto dell'inferno, anche per la sua componente insidiosamente erotica, cioè della cora di cui parlava Platone, della ile di Aristotele, della ingens silva di Virgilio. Espressione questa ripresa dalla filosofia contemporanea, no? Enzo Paci titolò così un suo celebre saggio su Giambattista Vico, no? Ingens Silva. È fatta propria, scusate, riguardo proprio al Montello, da Zanzotto, in una celebre lettera con la quale si presentò e da questi riportata nella sua introduzione al giovane poeta nel corso del fondamentale convegno di San Pellegrino del 1954, in cui i poeti, gli scrittori più affermati presentavano in qualche misura, come dire, facevano da mallevadori ai giovani, nuovi scrittori che si affacciavano, diciamo, sulla scena letteraria, no? Calvino, che peraltro insomma era già affermato, venne presentato da Leonida Refaci, no? Oppure, appunto, Giovanni Comisso presentò Goffredo Parise. Oppure ancora Montale, con quella punta di snobismo non tanto generoso che lo contraddistingueva, presentò
non, diciamo, un poeta con grandi speranze per l'avvenire, ma una figura, diciamo, marginale, curiosa, simpatica, interessante, come Lucio Piccolo, l'esoterico barone di Capo d'Orlando, che però verosimilmente non avrebbe mai potuto fargli ombra, diciamo, no? Ungaretti, con la generosità umana che sicuramente lo contraddistingueva, scelse il poeta che secondo lui era quello effettivamente destinato al maggior futuro, cioè Andrea Zanzotto, che 4 anni prima lui stesso, Ungaretti, insieme proprio a Montale, ma anche a Sereni, che era il regista dell'operazione, a Sinisgalli e ad altri, Quasimodo c'era anche in quella, premiò con il premio San Babila, che fu il viatico definitivo all'affermazione di Zanzotto, che di lì a poco pubblicherà la raccolta d'esordio, appunto, Dietro il paesaggio, da Mondadori. Ungaretti presenta Zanzotto e posso, diciamo, ricordare aneddoticamente che tanti anni dopo, nel 2002, mi trovai a intervistare Zanzotto per Radio 3 in una trasmissione che si chiamava Occasioni, quindi aveva anche quella un titolo montaliano, in cui ogni autore nuovo, insomma, nuovo o seminuovo, purtroppo molti di quelli non ci sono più, sono passati 20 anni, presentava attraverso i materiali dell'archivio della RAI i maestri del passato, del recente passato, e appunto chiesi a Ungaretti di rendere il favore, scusate, chiesi a Zanzotto di rendere il favore a Ungaretti presentando appunto Ungaretti stesso. Ricordo che Zanzotto appunto disse a memoria San Martino del Carso, fece le sue considerazioni su Ungaretti, che aveva frequentato varie volte in vita, anche poco tempo prima della morte di Ungaretti. E poi la registrazione si concluse e lui, off records, mi mostrò un libro della sua biblioteca e mi disse: non lo dica a nessuno, quindi io lo dico a tutti coloro a cui posso dirlo, evidentemente. Dice: non lo dica a nessuno, ma quando uscì il Meridiano, primo volume della collana dei Meridiani, Vita di un uomo, Ungaretti, appunto, Ungaretti glielo mandò con una dedica, una classica grafia verde in salita di tutte le scritture tarde di Ungaretti, in cui adesso lo cito a memoria, ma insomma c'era scritto Andrea Zanzotto da un fratello maggiore d'età ma minore per essere, Giuseppe Ungaretti. Ora Montale questa cosa non l'avrebbe scritta neanche sotto tortura, evidentemente, invece Ungaretti, a suo modo, insomma nel suo modo anche un po' retorico se vogliamo, appassionato, sanguigno, però insomma continuava anche tanti anni dopo, quando ormai Zanzotto era affermato, a dargli questa sua investitura, perché per lui, e giustamente aggiungo, dare l'investitura a un giovane poeta che poi si conferma ed effettivamente si afferma nel lavoro, era un titolo di merito, era comunque una trasmissione di un'eredità. Anche se poi, se andiamo a vedere la vera eredità, ripeto, quella, la matrice forte del linguaggio poetico novecentesco che Zanzotto fa sua, è più quella di Montale che quella di Ungaretti. Ma insomma, questa Ingens Silva che Ungaretti cita appunto nella lettera a che Zanzotto cita nella lettera a Ungaretti, non è altro che la Selva Oscura, appunto, che secondo Dante rappresenta l'inferno. E infatti, se noi leggiamo con maggiore attenzione anche la parte più in apparenza petrarchesca del Galateo in Bosco, appunto l'ipersonetto, ci rendiamo conto che la lingua dell'ipersonetto è piuttosto quella dell'inferno di Dante, che non quella del canzoniere di Petrarca. Siamo allora di fronte a una sorta di formazione di compromesso tra un'aspirazione all'ordine, no? La madre norma, simboleggiato da Petrarca, e la presenza del caos, o del caosmos, come gioisianamente lo ribattezza Zanzotto. Un caos atrocemente seducente, appunto quello simboleggiato dall'inferno dantesco. In un'intervista degli anni Ottanta a una studiosa americana che aveva pubblicato una delle prime monografie su di lui, Beverly Allen, Zanzotto si presenta con Petrarca in una mano e Dante nell'altra. Ed è questo il suo ritratto più veritiero. Questa contrapposizione secolare, no, che sancì Petrarca stesso, ben vedere, no, nella famigerata epistola al Boccaccio, e che poi è stata ripetuta, una luce completamente diversa in tempi recenti da un'auctoritas come quella di Contini, no? La contrapposizione tra il sublime monotonalismo, come lo definiva Contini, di Petrarca e invece l'infernale plurilinguismo di Dante. Ecco, questa contrapposizione, lo Zanzotto maturo degli anni 60 e 70, che è un, appunto
appunto un pensatore, prima che un poeta antinomico, adialettico, che tiene sempre insieme i contrari, cerca sempre di tenere insieme i contrari, appunto nessulogo informale, ipersonetto iperformale, no? Nello stesso libro, nello stesso Galateo in Bosco. Ecco, lo Zazzotto Maturo si sforza in tutti i modi di fare di questa contrapposizione invece un'endiadi, anzi un vero e proprio sincretismo. E questo a dispetto di un punto di partenza effettivamente, squisitamente petrarchesco. Appunto Ungaretti nella presentazione di Zanzotto, che è il punto di partenza della sua fortuna critica, quella appunto del convegno di San Pellegrino del 54, fa i nomi di Petrarca, nonché di Leopardi, no? Una linea ben precisa che ovviamente Ungaretti nell'affermarla si presenta come, no, l'ultimo rappresentante di questo filo d'oro della tradizione lirica italiana. E questa incompatibilità veniva avvertita dallo stesso Zanzotto alle origini del suo percorso. Nel recentissimo convegno che è stato dedicato a Zanzotto nel suo centenario della nascita, a Pieve di Soligo, Zanzotto un secolo, Tascia Tonelli opportunamente ha ricordato un'altra intervista di Zanzotto rilasciata a Maria Corti in occasione del centenario petrarchesco, quindi siamo nel 74, quale Zanzotto ricordava come fin dagli anni delle medie superiori, forse anche prima, si fosse presentata anche per lui una vera antitesi tra la poesia di Dante e quella di Petrarca. Ma appunto Zanzotto, adialettico, antinomico, manieristico, vuole mettere insieme i due opposti, quelli che chiama i due poli, che lui, la più celebre antinomia critica, per esempio, aveva associato tra gli parimenti incompatibili ma simmetricamente scambiabili, Artaud e Mallarmé, no? Lo dice a proposito proprio di Ungaretti, ma poi lo dice anche a proposito di se stesso, no? In ogni poeta c'è un polo Artaud, pura fisicità, pura Babele, e un polo Mallarmé, puro logos, pura cristallinità, pura mente. I due in realtà compongono un chiasmo, perché poi paradossalmente la fine che fa Mallarmé, biograficamente, no, soffocato dalla sua stessa lingua, dal colpo di glottide, è una fine che sembra più artaudiana che mallarmeana, diciamo, no? Prendiamo per esempio l'ultimo dei 16 sonetti che, inquadrato di quattro, moltiplicano per se stessa la canonica forma sonetto della tradizione, canonizzata definitivamente da Petrarca, ma già assai impiegata da Dante, naturalmente. Forma sonetto che appunto viene celebrata metalinguisticamente, nonché metatestualmente, dalla postilla dell'ipersonetto che Zanzotto dedica all'amico rivale Franco Fortini. Somma di sommi di realtà, paese che a zero smotta eppur genera a vista vermi mutanti in dei, così che acquista nel suo perdersi e inventa e inforca imprese. Vanno da falso a falso le contese, ma in sì variata e infinita lista che quanto in falso qui si intigna e intrista, là col vero via guizza a nozze e intese. Falso pur io, clone di tanto falso, o aborto, e peggiore in ciò del padre, a calco detti in fatto, ovver misfatto. Così ancora di te mi sono avvalso, di te, sonetto, righe infami e ladre, mandala in cui di fusto in frusto accatto. La lingua appunto dell'ipersonetto, come qui si vede molto bene, è davvero una lingua aspra e chioccia, no? Inforca imprese, intigna, intrista, ma soprattutto ci interessa qui da vicino l'ultimo verso, e in particolare il sintagma in clausola, di frusto in frusto accatto, che sintetizza in una di quelle poetiche lampo, come le chiamava Zanzotto, in poche parole quella che è un'intera poetica, no? La poetica del bricolage che Zanzotto desume dal pensiero di Lévi-Strauss, no? Dal pensée sauvage di Lévi-Strauss, tutto il libro che negli anni 60 ha contato molto per gli avvocati italiani, da Sanguinetti, da Barbasino, appunto Zanzotto, sul quale manca ancora uno studio letterario, ma che potrebbe veramente riservare delle lezioni. Ecco, nel pensiero selvaggio di Lévi-Strauss, Zanzotto preleva questo concetto di bricolage, lo applica alla letteratura, cioè lui dice la letteratura consiste nel prelevare da terra, no? Questi brandelli, questi trucioli, come li chiama,
alla maniera di Sbarbaro o di Franceschi, in una sorta di cortocircuito citazionale, in altro suo saggio, che stanno appunto, che sono il residuo delle altre poesie, come aveva detto Paraceschi, no? Sono i frammenti di risulta delle poesie maggiori, quelle ovviamente, gli inni, le odi, i canti. Invece il poeta moderno è uno che raccoglie questi brandelli, questi frustoli, questi frammenti e li ricompone pazientemente in un mandala, cioè un disegno sacro, ieratico, una sorta di luogo di contemplazione che poi simboleggia appunto questa radura metafisica nel bosco che è il personetto. Ma questa di frusto in frusto accatto è una citazione dantesca e in un contesto così spiccatamente infernale, però di nuovo dal paradiso. In precedente sonetto dell'ipersonetto, il sonetto di Sterpi e Limiti, c'era una citazione molto più evidente da Dante, dal celebre dell'Inferno, invece, la selva dei suicidi del tredicesimo canto, la serie rimica Serpi, Sterpi, Scerpi, che rinvia all'incontro terribile, no, di Dante con Pier della Vigna, il gran cancelliere di Federico II di Svevia. Qui invece Zanzotto, nella postilla, nell'ultimo sonetto dell'ipersonetto, ricorda un altro episodio, quello di Romeo di Villanova, dignitario provenzale caduto in disgrazia, che si vede costretto appunto a mendicare sua vita frusto a frusto. Ora, Zanzotto, accostando questi due episodi, che nella commedia sono molto distanti, appunto uno nel tredicesimo dell'inferno, l'altro invece nel paradiso, si capisce come le citazioni dantesche in Zanzotto non sono quasi mai semplici, e per un letterato italiano semiautomatici, prelievi linguistici o tonali, come spesso invece sono le citazioni da Petrarca nella stessa poesia di Zanzotto, bensì alludano a complessi intrecci tematici di portata scottante, che il più delle volte riguardano il poeta moderno assai da vicino. In questo caso Zanzotto accosta due figure di intellettuali, appunto Pier della Vigna da una parte, Romeo di Villanova dall'altra, che hanno voluto spendere il proprio ingegno nell'agone politico. Di tale impegno vedendosi però ripagati da calunnie che li gettano in rovina, o addirittura li spingono al suicidio, come nel caso del ministro siciliano, Pier della Vigna, che in tal modo ingiusto fece sé contro se giusto. E questo ovviamente risulta sofertamente autobiografico. Nella loro vicenda, come è ovvio, Dante riflette la propria, di exul in meritus. E Zanzotto? Beh, in questo sonetto postilla è attivo un iperallusivo certame con un intellettuale poeta al quale la postilla è dedicata, Franco Fortini. Questa contesa, questo scambio di sonetti è alla genesi dell'ipersonetto. E questo certame, questa discussione, anche animata, con Fortini, allude a che cosa? Al contesto storico dell'Italia dei tardi anni 70. Somma di sommi di realtà, paese le cui contese, no, le lotte politiche così aspre e anche sanguinose degli anni 70, vanno da falso a falso. Ecco, parrebbe indicare Zanzotto l'inagibilità anche solo di quel nobile tentativo di engagement dell'intellettuale dantesco, di cui in ogni caso già si prevede l'esito fallimentare. Sicché il rifugio nel templum dell'iperletteratura, dell'ipersonetto, si rivela un misfatto e Zanzotto punta il dito contro se stesso, falso pur io, clone di tanto falso, o aborto e peggiore in ciò del padre. È un contrappasso sottilissimo. Se l'esilio dalla patria e l'ineffettualità politica avevano punito ingiustamente padre Dante, così tradendo la sua magnanimità, il figlio Zanzotto viene invece giustamente punito con la medesima ineffettualità. Chiuso, come ci appare nell'ipersonetto, nell'esilio interno rappresentato dal cerchio manto, dal mandala della letteratura, a causa e in ragione della sua opzione pusillanime per il falso, cioè per il tradimento, rappresentato da una consapevole fuga dalla storia, che lo contrappone chiaramente al Fortini, invece militante, invece di quegli anni. Ecco, quella che lui chiama evasività, con una formula di Petrarca, in un mediocre impegno e in una reticenza che appunto nel saggio su Petrarca lui associa all'autore del canzoniere. Quindi Zanzotto opera un sincretismo straordinario tra il polo di Dante e il polo di Petrarca in una callidissima forma simbolica. L'apertura al mondo e alla storia simboleggiata
Dante, che precipita all'interno della chiusura formalista e iperletteraria simboleggiata dalla letteratura al quadrato, quadrato di quadrati, quadrato al quadrato, del petrarchismo di Della Casa. Questo cortocircuito vertiginoso mostra l'ambivalenza, la continua reversibilità del percorso di Zanzotto, che si può riassumere, come ha fatto una volta in maniera folgorante Luigi Baldacci per la poesia italiana di tutto il secondo Novecento, tra una partenza petrarchesca, dietro il paesaggio evocativo, e un approdo dantesco, la beltà, Galatea in bosco e a seguire. Non sto qui a fare, come dire, l'elenco di tutte le tessere citazionali dantesche dalla commedia che si trovano nell'opera in versi e in prosa di Zanzotto. È un elenco veramente sterminato. Si va dall'Acheronte del terzo dell'inferno nei conglomerati, ma già nell'inno nel fango, il grande saggio su Montale del 53, alla belletta negra del settimo dell'inferno, con cui Zanzotto designa i suoi haiku in inglese. Anche lì nell'Inno nel fango, dove è citata pure ancora una volta l'Inferno XIII, la Selva dei Suicidi, oppure il Paese Guasto del XIV dell'Inferno, probabilmente tramite Elio, citato in conglomerati, e poi ancora il 34° dell'Inferno, citato più volte, Dante che alla vista di Satana, no, non morì e non rimasi vivo, lo cita appunto nell'introduzione a Eublin, ma anche nel saggio su Piovene, e poi ancora meno. Un minore di citazioni dal Purgatorio, la Femmina Balba del XIX, l'Omero del XXII, e tantissime dal Paradiso, abbiamo detto, la Scala di Giacobbe del XXII del Paradiso, citato nove Ecloghe, e poi ancora La Perfezione della Neve, nella Beltà, come si soffolce, quanta Lubertà nivale, come vale Lubertà, no? Siamo nel XXII del Paradiso. Il bello ovile, o mio, ovio dormì agnello, 25° del paradiso. Ecco, questo è un punto su cui vale la pena soffermarsi qualche momento. Appunto, lo diceva Gino Tellini, è quella digressione su Dante, quella lunga digressione su Dante contenuta nel saggio su Saba del 1983. E quello è il tema di una conferenza su Dante che io ho ascoltato all'Università della Sapienza nel 94, che Zanzotto ha ripetuto più volte. La prima volta, a quanto pare, a Padova nel maggio del 74, io l'ascoltai appunto 20 anni dopo, dove Zanzotto mette in relazione appunto questi versi dell'esordio del 25° del Paradiso con un altro passo del Paradiso, del 33°, mai sarà più corta mia favella, pur a quel che io ricordo, che d'un fante che bagni ancor la lingua alla mammella. Ecco, quest'altro cortocircuito tra il 25° e il 33° del Paradiso si mette in relazione con un motivo importante della riflessione di Zanzotto sulla poesia. La poesia gocciolo del latte di Eva, come la chiama in Filò. E questo della poesia come latte, come allattamento, no? Appunto, dell'essere allattati dalle muse, no? Lo dice di Omero appunto nel Purgatorio, è un tema, appunto, un motivo che attraversa la riflessione di Zanzotto, lo hanno sottolineato vari studiosi, Michele Bordin, Carlo Ossola, e da ultimo Francesco Zambon, una bella relazione dedicata appunto al dantismo di Zanzotto, in questo convegno che citavo prima, appena tenutosi a Pieve di Soto. Insomma, tanto basta fare nostra la definizione che di Zanzotto ha dato una volta il suo eroico commentatore Stefano Dal Bianco, grande appassionato di Petrarca, grande fautore di Petrarca, che in quanto poeta esordisce con una raccolta dal titolo squisitamente petrarchista come La Bella Mano, e che però ha definito Zanzotto il poeta più dantesco che il nostro secolo abbia prodotto. E uno studioso più giovane, Luigi Severi, ha censito con attenzione tutte le citazioni da Dante e da Petrarca, che sono numerosissime, e ha concluso che è quella dantesca la presenza più folta, viva e collaborante alla poesia di Zanzotto. Del resto, in un paio di occasioni piuttosto distanti l'una dall'altra, Zanzotto non si è schermito alla domanda impossibile su quale poeta d'ogni tempo e paese amasse di più. Nel 1962 rispondeva: se penso alle brevi letture, che purtroppo si riesce a fare, mi sembra al paragone di aver vissuto moltissimi amori, di tutta l'ironia di Zanzotto. Dante resiste di più, specie dove raggiunge una sapienza di scrittura degna del suo maestro, cioè di Virgilio. L'unico che, sia pure in questa forma obliqua, Zanzotto sembra voler tenere al fianco di Dante. Tra l'altro,
una lettera dello stesso periodo a Sereni, in cui illustra il progetto, anche questo poi in un caso di traduzione a più mani dell'Eneide, Zanzotto aveva definito Cur Virgilio il maggiore dei poeti. Mentre in un'intervista tarda, nel 2009, quando Niva Lorenzini gli ha chiesto qual è il tuo autore di sempre, il miglior fabbro che ha segnato il tuo percorso di scrittura in cui ti riconosci ancora oggi, Zanzotto ha risposto in modo ancora più netto: non riconoscere il mio miglior fabbro nel miglior fabbro stesso dell'indicazione eliottiana, cioè Dante. Dante è l'inventore della lingua, è il fabbro, cioè colui che fa, e che facendo mostra il potere che ha questa sua lingua. Anche in questo caso, però, come nel precedente 62, che richiamava insieme a Dante Virgilio, Zanzotto convoca Dante insieme a un suo figlio, e anzi a due, a ben vedere, perché era stato Thomas Eliot a dedicare all'editor d'eccezione Ezra Pound The Wasteland, il suo poema dal titolo dantesco, anche se non tutti gli studiosi sono d'accordo con questa mia affermazione, che di sicuro evoca Dante appunto nella dedica a Pound, definito miglior fabbro del parlar materno, col ventisesimo del Purgatorio, col quale Dante aveva definito così uno dei suoi maestri, no? Il trovatore provenzale Arnau Daniel, capo scuola dell'ostico e aggressivo Trobar Clus, tanto spiacente con ogni probabilità alla maestra Moquette. Insomma, questa è l'ennesima conferma di una concezione della letterarietà che una volta Zanzotto ha definito in questi termini straordinari. Forse la letteratura non è che una corrente di citazioni e di ricitazioni. La letteratura esiste quasi come invito a entrare in un coro di citazioni. Si capisce allora che Dante sia al centro del sistema letterario, lui stesso davvero assoluto centro di lettura, in quanto collettore di tutte le tradizioni poetiche di pensiero che potevano essere conosciute al suo tempo, Virgilio, San Paolo, Arnau Daniel, e insieme però fonte inesauribile dei poeti, guardato al suo inaggirabile esempio, Pound, Eliot e ovviamente lo stesso Zanzotto. Dicevo, manca un saggio dantesco dal ricchissimo giacimento della produzione critica di Zanzotto, ma fuori dal canone dei due Oscar, degli scritti sulla letteratura, raccolti appunto da Gian Mario Villalta nel 2001, non mancano articoli più occasionali nella sempre intermittente attività giornalistica di Zanzotto dedicati a Dante. In uno di questi, uscito sul Corriere della Sera nel settembre del 2004, col titolo Rileggere Dante con gli occhi del suo tempo, Zanzotto, non a caso, si soffermava anzitutto sulla memoria di Dante, un'espressione che, come spesso i genitivi nella nostra lingua, si può leggere in due modi, oggettivo e soggettivo. Da un lato, come tanto si è fatto in questa nostra annata dantesca, ricordando tutti quei poeti che, specie nell'ultimo secolo, si sono ricordati di Dante, no? Hanno operato viva e operosa memoria di Dante. Dall'altro lato, quello che colpisce Zanzotto soprattutto è la memoria di Dante, la memoria esercitata da Dante, il quale dai suoi contemporanei era ammirato, scrive Zanzotto, per la sua portentosa memoria. Di questo suo atletismo mentale, lo definisce Zanzotto, egli ci dà testimonianza, per esempio, per bocca di Virgilio, che riferendosi all'Eneide dice a Dante: «Bello sai tu che la sai tutta quanta, cioè che ti ricordi tutta quanta l'Eneide a memoria», lo dice nel ventesimo dell'Inferno. È questo atletismo mentale che consente al poeta di realizzare il poema sacro al quale ha posto mano è cielo e terra. Cioè, prosegue Zanzotto, una specie di lingua totale e atemporale della poesia, che si pone a sommo dell'espressione in una perenne apertura al possibile, scusate, sul possibile. Ecco, il luogo che più si avvicina a questa perenne apertura sul possibile, il luogo che è al centro e al vertice dell'opera di Zanzotto, è la cosiddetta pseudotrilogia, quella composta dal Galateo in Bosco, già più volte citato, da Fosfeni e da Ipoma, tre raccolte pubblicate nell'arco di 9 anni, tra il 78 e l'86, ma che coloro che hanno studiato le carte di Zanzotto depositate a Pavia testimoniano come siano state scritte le tre raccolte in parallelo nella seconda metà degli anni 70. Questa pseudotrilogia però viene seguita nella produzione tarda, nello stile tardo di Zanzotto, da una seconda trilogia, quella che Dal Bianco ha definito trilogia dell'oltremondo.
che a differenza della prima non era stata immaginata né concepita da Zanzotto prima di mettere mano al suo ultimo capitolo, Conglomerati, uscito nel 2009 e risultato alla fine ultimo libro di poesia, licenziato dal suo autore ormai 88enne. Ecco, proprio la forza sbalorditiva di questo capitolo estremo finisce per attrarre a sé gravitazionalmente, diciamo, e ricomporre appunto in un disegno tripartito, seppure ex post, i precedenti Meteo del 96 e Sovrimpressione del 2001. Ma forse si può parlare anche di una pre-trilogia, composta dai primi libri di Zanzotto, Dietro il paesaggio, Elegie e altri versi, Evocative, pubblicati nell'arco di 7 anni. Negli anni 50 e accomunati da questo linguaggio tersamente lirico e monotonale, appunto petrarchesco, immune dagli sbalzi di tono, dal vulcanico plurilinguismo, dal citazionismo manieristico che nella poesia entrano con gli anni 60. E può darsi pure che si potrebbe comporre anche una quarta trilogia, con La Beltà, con Nove Ecloghe e con Pasqua, no? La trilogia delle poesie composte negli anni 60. Insomma, forse si può, si deve sintetizzare l'opera del nostro autore in tre trilogie, in quattro trilogie, in n trilogie, trilogie di trilogie. E forse potremmo dire che come l'ipersonetto moltiplica per se stessa la forma sonetto, il complesso del corpus lirico di Zanzotto eleva al quadrato il principio simbolico trinitario che più di 7 secoli fa ha guidato Dante nella straordinaria invenzione della sua forma. Ma Dante rappresenta il modello generale dello scrivere di Zanzotto non solo per questa ipotetica e forse labile ricostruzione macrostrutturale, ma molto più in concreto per la costruzione di una sfera spazio-temporale totale e atemporale. Zanzotto mutua questa concezione del tempo dai suoi pensatori guida, fondamentalmente da Ernst Bloch e da Martin Heidegger, ma trova un precedente fondamentale di questa concezione del tempo nel repertorio letterario. Appunto nella commedia. Dice Dal Bianco che la riflessione sul tempo è il vero grande tema della pseudo-trilogia. Emblematico l'ultimo componimento di Fospeni, 1983, dal titolo Futuri semplici o anteriori? E sin dal titolo si chiede se esista un futuro praticabile, effettivo, semplice, abitabile, oppure se l'unico che abbiamo in sorte sia un futuro anteriore, un futuro già stato in un passato immemorabile, che così ci condanna all'eterna ripetizione dell'identico. Questa immagine, l'immagine sovrana di questo tempo fuori dal tempo, di questo tempo atemporale, appunto, è il campo rotante che appare nell'ultimo campo del paradiso dantesco, quello appunto da cui Zanzotto preleva quella cellula lancinante, quella cellula folgorante dell'oltranza oltraggio della beltà. La luce eterna, il cui fulgore è irradiato dalla circolazione di tre giri, di tre colori e di una contenenza. L'alto lume si riflette l'un dall'altro come da irida iri, cioè da diversi colori del liquido. Questa traduzione geometrica e cromatica del mistero trinitario è l'effettivo modello della pseudotrilogia di Zanzotto. L'astrazione geometrica totalizzante dell'ultimo canto di Dante, nel cui volume si interna legato con amore tutto il cosmo della materia, ciò che per l'universo si squaderna, sostanze, accidenti, costume, quasi conflati insieme, risponde con esattezza all'astrazione delle prospettive temporali che aveva profetizzato Cacciaguida nella prolessi del canto diciassettesimo, dove si anticipa l'immagine del quaderno dell'umana materia, nella cui contingenza, appunto, l'avo prefigura il conflarsi dell'immagine divina, cioè il fondersi insieme come fuse in una fornace di quelle cose contingenti. Tale incandescente convergenza si produrrà nel punto a cui tutti i tempi sono presenti, dice Cacciaguida. E questo è il punto solo di cui la parola poetica può ridire solo l'ombra, come quella d'ago nella memoria di Ovidio che apparirà anche quella nel 33esimo. Punto, si sa quanto questa parola sia una chiave per Dante, ogni volta designando il convergere in un singolo luogo, spazio-temporale, fisico e metafisico a sua volta, di estensione minima, ma di massima densità, di tutta la materia del mondo. Come avviene, secondo un grande lettore di Dante, come Jorge Luis Borges, nell'ultimo sorriso di Beatrice nel 31esimo del Paradiso.
punto d'arrivo metafisicamente disegnato da Dante poeta dell'intera storia umana, psicologica e affettiva di Dante uomo e di Dante personaggio, ed equivalente dantesco, insomma, dell'Aleph di Borges nelle Fissiones. Un punto solo, multitemporale ed n-dimensionale, come il Big Bang, in cui converge tutta la materia dell'universo e infinitamente, dal quale si propaga infinitamente tutta la luce del cosmo, la luce astratta del paradiso, appunto, in cui esaltazioni e miserie della storia umana conflate insieme si annullano e finalmente per tutti risplende l'unità metafisica, il fulgore delle prospettive temporali. Appunto, se noi guardiamo le citazioni dantesche nell'opera di Zanzotto, ci accorgiamo come siano sovrabbondanti quelle dall'inferno e quelle dal paradiso, mentre il purgatorio, la più umana delle cantiche, latita, è presente, ma molto meno delle altre. Perché? Perché è l'unica che si è ordinata dal tempo, in cui è corso il tempo, che invece è abolito nella pena senza fine dell'inferno e nella non meno infinita beatitudine del paradiso. E invece sono i luoghi appunto totali e atemporali di Dante, quelli in cui le prospettive temporali vengono conflate e circolano in questo multiverso che è il tempo-spazio di Zanzotto. Il multiverso totale e atemporale è l'unica prospettiva che sia in grado di contenere tutta l'iperrealtà che nella conversazione con Iva Lorenzini del 2009 Zanzotto associava alla testualità di Dante, l'iperrealtà. Quello catturato Dante, dice Zanzotto, è un male che oggi può essere tutto e il contrario di tutto, e che precipita nello spazio breve della terzina della commedia come in un aleph linguistico. Scrive Zanzotto, l'ultrarealismo dantesco consiste in questa capacità di solidificare in un tutto unico immagini diverse, stringendole nelle terzine, in un punto massimo di solidità. Secondo un altro grande poeta dantesco, ma anche insieme petrarchesco, proprio come Zanzotto, Ossip Mandelstam, nella sua strepitosa conversazione su Dante degli anni 30, che cos'è la commedia? È una sola strofa, unica, indivisibile, non una strofa, ma una figura cristallografica, un solido, un poliedro dalle 13.000 facce di una mostruosa regolarità. E questa immagine iperdensa, che da questa immagine di iperdensa di Mandelstam proviene la linea geologica della poesia di secondo Novecento che fa capo a Zanzotto e che ho cercato di riassumere appunto nel mio libro Il canto nella terra. Da Velimir Khlebnikov a Paul Celan, passando per quell'uomo di Montale fatto solo di terra, Zanzotto dedica nel 1953 un grande saggio dal titolo L'inno nel fango. E proprio Montale, 15 anni dopo, recensirà la beltà ricordando appunto le parole di Mandelstam su Khlebnikov, che come una talpa scava nel linguaggio. Il canto sul quale più spesso Zanzotto è tornato e si è riconosciuto, il 25° del Paradiso, comincia così. Semmai continga che il poema sacro al quale ha posto mano è cielo e terra, eccetera. Semmai continga, no? Cioè semmai verrà contemplato da mente umana. Da mente umana, ma anche la mente di Dio, la mente aquilesca, sfolgorante, che appunto è la fragile mente umana, ma è anche la mente assoluta, il luogo che contiene tutto il reale e quello che Zanzotto definisce l'iperreale, un reale che può essere tutto il contrario di tutto. Per questo il poema sarà il contenitore più vasto possibile, davvero vas deletione, come Dante definisce San Paolo nel secondo dell'Inferno. In quanto in quel ribollente calderone tutto precipita, si gonfia, perfonde, circola. Centri di lettura sono i nostri due poeti, Dante e Zanzotto, poeti continenti, entrambi in primo luogo per capienza. Ricordo appunto un celebre leggendario saggio di Angelo Maria Ripellino, proprio del 68, tentativo d'esplorazione del continente Khlebnikov, proprio quel Khlebnikov a cui Mandelstam dedicava le parole ricordate da Montale. Ecco, questi due poeti, Dante e Zanzotto, hanno raccolto nel rispettivo vas deletione la quantità più vasta e polimorfa possibile di materia concettuale e linguistica. Ed entrambi, con la generosità più folle che si possa concepire, ce l'hanno restituita. Zanzotto, si ricorderà, dava la sua interpretazione del poeta fabbro, Dante fabbro, come colui che fa. Si poteva ben riconoscere Zanzotto nell'interpretatio nominis che Ser Durante, di Alighiero degli Alighieri, diede di sé, ribattezzandosi appunto Dante,
ossia per sempre, nei secoli dei secoli, colui che dà dei doni di questi grandi, noi piccoli, che da secoli ogni notte non cessiamo di aprirli, non possiamo allora che rendere grazie. Grazie davvero di cuore all'amico Cortellessa per questa relazione così ricca di suggestioni interpretative e anche così fitta di puntuali suggerimenti. Davvero, davvero grazie. È una costellazione di proposte che ci hai sottoposto, che appunto si concentrano su questa idea suggestiva e originale del cortocircuito vertiginoso, come hai detto, che è la presenza di Dante per un verso e di Petrarca dall'altro, ecco, costituisce nell'opera di Zanzotto. Ma non voglio così cercare o tentare di riassumere in poche battute la pluralità davvero di idee che ci hai regalato in questa davvero bellissima relazione. Grazie, grazie molte. Ricordo il nuovo appuntamento. Grazie a Gino per l'ospitalità, grazie a Simone Magherini per l'organizzazione, Cenzo Palazzeschi dell'Università di Firenze, grazie a chi ci ha ascoltato, sono veramente molto contento di aver partecipato. Grazie. Il nuovo appuntamento è per lunedì della prossima settimana, 25 ottobre, e sarà ospite il professore Uberto Motta dell'Università di Friburgo, Svizzera, che parlerà di Vittorio Sereni, appunto, a Dante. Grazie di nuovo al professore e amico Andrea Cortellessa e buona serata a tutti e arrivederci alla prossima.